Ciao bimbi, come state? Sono la vostra maestra Margherita e oggi ho voglia di raccontarvi la storia della Pasqua di Gesù e come noi, amici di Gesù, festeggiamo questa festa. Siete pronti? Via! In occasione della Pasqua, Gesù si recò a Gerusalemme e venne accolto dalla folla come un vero re. La folla agitava rami di palme d'olivo e faceva festa. Noi cristiani, come ben sapete, festeggiamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme il giorno della Domenica delle Palme. Dopo qualche giorno, Gesù, per festeggiare la Pasqua, si ritrovò con i suoi amici. Prima lavò loro i piedi e poi con loro mangiò la cena. Noi cristiani ricordiamo l'ultima cena il Giovedì Santo, qualche giorno prima della festa di Pasqua. Gesù aveva molti nemici, che erano molto invidiosi di lui. Essi lo fecero arrestare da alcune guardie del Sinedrio, che lo misero in croce. Il Sinedrio, miei cari bimbi, è il tribunale dove le persone che sbagliano pagano i loro errori. Dopo che Gesù morì, il suo corpo venne tolto dalla croce e avvolto in un grande lenzuolo bianco e fu messo in un sepolcro scavato in una roccia e chiuso con una grossa pietra. Noi cristiani ricordiamo la morte di Gesù il Venerdì Santo, un giorno prima della festa di Pasqua. La domenica di Pasqua alcune donne andarono alla tomba di Gesù e videro che la porta del sepolcro era aperta e il sepolcro era vuoto. All'improvviso apparve un angelo con delle vesti luminosissime e disse: «Miei cari donne, Gesù non è più qui, ma è risorto!» Noi bimbi, come ben sappiamo, a Pasqua festeggiamo la risurrezione di Gesù. Gesù che rinasce a nuova vita. Ecco perché noi, durante la festa di Pasqua, facciamo una grande festa, perché Gesù rivive con noi. A presto bimbi, ciao!